La gastroenterite acuta è una patologia molto frequente in età pediatrica. Si manifesta con la comparsa di diarrea, vomito, comparsa anche di febbre. Generalmente dura circa 7 giorni, mediamente 2-3 giorni, mai più di 14 giorni. Quando si verifica per più di 14 giorni, viene definita gastroenterite, diarrea cronica o persistente. La gastroenterite acuta rappresenta uno dei più frequenti motivi di accesso al pronto soccorso e di ricovero ospedaliero. Nel mondo colpisce milioni di bambini. Nei paesi in via di sviluppo comporta un elevato rischio di mortalità e di morbilità. Nei paesi sviluppati, data la bassa mortalità, determina invece un eccessivo carico sul sistema sanitario nazionale. Si stima infatti che circa 40.000 bambini sotto i 5 anni di età necessita di un ricovero ospedaliero che talvolta è inappropriato e che potrebbe essere gestito al meglio dalla famiglia presso il proprio domicilio, coadiuvati dal pediatra curante. Le infezioni si diffondono durante tutto l'anno. Alcune infezioni, prevalentemente di tipo virale, alle nostre latitudini si manifestano durante i periodi invernali, tra novembre e marzo. Alcune infezioni, invece, batteriche, si manifestano durante i mesi estivi. In definitiva, possiamo affermare tranquillamente che le gastroenterite acute sono presenti sostanzialmente durante tutto l'anno. La gastroenterite è causata da molteplici organismi. Nel 70% dei casi è causato da virus. Tra i più comuni abbiamo il rotavirus, il norovirus, l'adenovirus. Nel 20-30% dei casi l'origine è batterica. Ricordiamo il campylobacter, la salmonella, la Yersinia, l'Escherichia coli, e in un 10% dei casi è causata da parassiti o da tossine batteriche che contaminano i cibi che noi ingeriamo. L'infezione batterica da quella virale può essere differenziata in base ai sintomi. La forma virale si manifesta prevalentemente per la comparsa di diarrea, vomito, febbre non particolarmente elevata, che espone i bambini a un maggior rischio di disidratazione. La forma batterica si manifesta prevalentemente con diarrea, con vomito, con una febbre molto più elevata. La particolarità delle forme batteriche può essere la presenza di sangue e muco nelle feci. La gastroenterite, soprattutto quella di origine virale, è molto trasmissibile, è molto contagiosa. Ad esempio, le piccole particelle di vomito, di feci di una persona affetta possono raggiungere la bocca di un altro individuo direttamente per contatto ravvicinato, contatto diretto, oppure indirettamente attraverso le mani che vengono portate alla bocca, precedentemente inquinate da superfici contaminate o da oggetti contaminati. Questa è la cosiddetta trasmissione per via oro-fecale. Però ci sono anche altre trasmissioni, soprattutto per quelle batteriche, legate alla ingestione di cibi contaminati, di cibi non cotti. Pensiamo alla salmonella dovuta all'assunzione di uova non cotte, di uova crude, di salse preparate con cibi non abbastanza e sufficientemente cotti. Oppure possiamo pensare anche ad altre infezioni batteriche dovute all'ingestione di frutti di mare crudi o poco cotti. La diagnosi della gastroenterite è prevalentemente clinica, in base alla comparsa dei sintomi: la diarrea, il vomito, il dolore addominale crampiforme, la febbre, un malessere generalizzato, dolori muscolari. Quasi mai servono degli esami specifici, ad esempio le indagini microbiologiche sui campioni fecali non vengono raccomandate in maniera rutinaria, se non in casi
selezionati e specifici, ad esempio il bambino molto piccolo, il bambino con la febbre molto alta, con la diarrea profusa o quando ci sono delle malattie concomitanti, oppure in caso di diarrea francamente ematica con abbondante presenza di sangue. In Puglia c'è un protocollo molto importante di sorveglianza in caso di diarrea ematica, proprio perché durante la fase estiva sono molto più frequenti le infezioni batteriche, ad esempio da Escherichia coli, e questo protocollo serve proprio per monitorare questi casi molto infettivi, perché a distanza di tempo ci potrebbero essere delle complicanze molto gravi. Questo è un protocollo di sorveglianza delle diarree muco-ematiche. In questo caso serve eseguire un'indagine microbiologica. Generalmente non servono neanche esami ematici, che vengono riservati solo in bambini che accedono al pronto soccorso e che necessitano di una reidratazione per via endovenosa mediante la fleboclisi. La terapia della gastroenterite si basa prevalentemente su una terapia di supporto mediante la soluzione reidratante orale. Queste soluzioni reidratanti orali sono a base di liquidi, di zuccheri e di sali minerali che rimpiazzano le perdite che si hanno col vomito e con la diarrea. Queste soluzioni reidratanti orali non sono molto palatabili, non hanno un sapore eccezionale, ma si possono eseguire dei piccoli trucchetti per somministrarla. Ad esempio, somministrarla fredda, a piccoli sorsi con un cucchiaino piuttosto che con il biberon, e cercando di scegliere degli aromi molto più gradevoli. Altre terapie sono i probiotici, conosciuti meglio ancora come fermenti lattici, che possono migliorare la flora batterica intestinale. Gli antibiotici non vengono quasi mai prescritti, solamente in alcuni casi selezionati. Gli antiemetici, i farmaci contro il vomito, contro la diarrea, che bloccano la peristalsi intestinale, in età pediatrica non sono raccomandati per via dei loro effetti collaterali. Trovano spazio invece alcuni farmaci come la diosmectite. La diosmectite è un farmaco molto semplice, agisce come una spugna all'interno dell'intestino che riesce a inglobare, ad assorbire i virus, le tossine, i batteri, e migliora sia la durata della gastroenterite sia la frequenza delle scariche diarroiche. Esiste anche un altro farmaco che, grazie alla sua attività antisecretiva, riduce proprio la quantità delle feci emesse, come il racacedrotil, che invece, grazie alla sua attività antisecretiva, riduce la quantità di feci emesse durante l'episodio di gastroenterite. Esiste il vaccino contro il rotavirus, che è uno dei più frequenti patogeni di gastroenterite. In Italia esistono due tipi di vaccino, che sono differenti per composizione, ma equivalenti per quanto riguarda la loro efficacia e il loro profilo di sicurezza. È molto facile da somministrare mediante delle gocce per via orale in 2 o 3 dosi. È importante somministrare entro i primi 4 mesi di vita, in quanto bisogna garantire la protezione contro il rotavirus nella fascia più debole, quella del primo anno di vita, quando sono più a rischio di disidratazione. Si può condurre il bambino con la gastroenterite dal pediatra o addirittura in pronto soccorso quando ci sono dei sintomi gravi come la febbre alta, il vomito persistente, una diarrea profusa, una incapacità ad assumere liquidi per bocca, e in questo caso bisogna cercare di evitare la disidratazione, che è la complicanza più grave nel bambino, soprattutto nel bambino piccolo. E come si fa a riconoscere la disidratazione? I sintomi particolari sono, nel bambino piccolino, la fontanella anteriore depressa, gli occhi alonati, cerchiati, la lingua asciutta, le mucose asciutte, il pannolino vuoto senza abbastanza pipì. Questi sono tutti campanelli d'allarme che devono indurre il genitore a condurre il bambino in pronto soccorso per adeguate cure. Nel momento in cui c'è una disidratazione occorre instaurare una terapia reidratante per via endovenosa attraverso una flebo.
La prevenzione della gastroenterite è soprattutto di natura igienica, vale a dire bisogna lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il bagno, prima di toccare il cibo, detergere con soluzioni disinfettanti le superfici contaminate. Nel caso del bambino bisogna evitare di mandarlo a scuola all'esordio dei sintomi o anche dopo 2 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Questo determinerà una riduzione del contagio, della trasmissione del virus, ma soprattutto una riduzione del rischio di contrarre il virus. Il mito da sfatare nella gastroenterite riguarda l'alimentazione. Le diete in bianco restrittive, i digiuni, non sono più da fornire al bambino con la gastroenterite. Occorre farlo alimentare, chiaramente non forzandolo, fornendo dei pasti piccoli, frequenti, senza forzarlo, in quanto mano a mano che migliorerà, riprenderà il suo appetito e la sua dieta abituale.